Il molto importante per la formazione rosanero dopo la sconfitta beffa di Firenze. 20.000 gli spettatori per questo incontro, ecco le squadre schierate in campo. Comincia con questa azione il Venezia, ma poi sarà un monologo della formazione allenata da Francesco Guidolin, con la formazione di Guidolin che va vicina al gol Contoni, e qui con Mutarelli da 25 metri il gran tiro alla palla va fuori di poco. La formazione del Palermo attacca e c'è il primo gol che arriva al 20° con Toni di testa e il vantaggio ancora Toni che impegna il portiere del Venezia Soviero. La formazione del Palermo non lascia spazio agli avversari e c'è il grandissimo gol dei 35 metri di Emanuele Filippini al 39°, prima rete per lui in campionato da quando è arrivato in rosanero. Secondo tempo, non cambia la musica. Ancora il Palermo, la prima traversa di Toni, ne colpirà tre nel corso del match. Il bomber del Palermo ora fa la sponda per Gasbarroni, gioco di gambe, bellissima l'azione del rosanero e ancora un gol, rivediamo grazie alla regia questo gol molto bello di Gasbarroni, la sponda di Toni, il gioco di gambe dell'ex giocatore della Sampdoria e il tiro che si insacca per il 3-0. Siamo al 15° del secondo tempo, timide occasioni per la formazione allenata da Gregucci, veramente questa sera in serata no, e arriva il 4-0 firmato da Luca Toni, cannoniere del campionato, 19 gol per lui. Il saluto di Guidolin ai tifosi del Barbera, Palermo che dunque allunga in classifica. Guidolin, una bellissima soddisfazione.